Particolarmente critica la situazione in tutta la Baronia, in Ogliastra e nel Nuorese, con il prefetto del capoluogo Barbaricino che stamattina ha convocato un vertice con i sindaci, i consorzi di bonifica, gli assessorati competenti. L'inviata è Chiara Zammetti. Noi abbiamo attivato e stiamo attivando tra oggi e domani un numero dedicato al quale i nostri cittadini e tutti i nostri turisti che arrivano qua e alloggiano nel nostro paese, nelle seconde case o altri operatori economici che hanno necessità di informarci, di segnalare questa criticità, attiveremo le autobotti per il tramite della protezione civile stante l'emergenza. Il centro operativo comunale ha attivato stamattina le autobotti già previste, la speranza che partano i lavori alle condotte che vedono una delle percentuali di dispersione più alta di tutta l'isola. È tra i più preoccupati la sindaca di San Teodoro, uno dei comuni costieri dove la popolazione in estate diventa più del triplo. Assieme a lei oltre 40 primi cittadini hanno risposto alla convocazione del prefetto di Nuoro. Bisogna capire se dovremo dare più acqua alle strutture ricettive turistiche oppure dare più acqua al mondo agropastorale che soffre molto questa situazione. Purtroppo non saremmo mai voluti arrivare a questo, però a questo punto ci sono delle scelte da fare e andranno fatte. In sostanza, il rischio è che gli eventuali interventi tampone da mettere in atto non bastino e che si debba decidere se garantire acqua alle aziende agricole e zootecniche oppure a cittadini e turisti. Nella costa orientale proprio che non ha piovuto niente, non ha piovuto ad autunno, non ha piovuto in inverno, non ha piovuto in primavera, non è cresciuto un filo d'erba, quindi abbiamo gli animali all'estremo, quindi tutte le nostre aziende sono costrette ad alimentare gli animali e a spendere per comprare foraggi e mangimi. Collegati da remoto gli assessori competenti, agricoltura e ambiente, in cerca di soluzioni soprattutto a lunga scadenza, dall'utilizzo di dissalatori all'attuazione del piano invasi previsto già più di 20 anni fa.